messaggio per la Quaresima dice molto di Papa Francesco. Più volte la povertà è stata un richiamo nel suo magistero e più volte Francesco ha indicato nel Vangelo l'antidoto contro la miseria spirituale. La miseria, scrive, è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Nel messaggio sul tema "Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà", il Papa sottolinea che non c'è solo la miseria materiale, contro la quale la Chiesa è impegnata in prima linea, ma anche quella morale e quella spirituale, legate al rifiuto o all'allontanamento da Dio. Un punto questo sul quale il Cardinale Robert Sarà, presidente del Pontificio Consilio Corunum, si è soffermato nel corso della presentazione in sala stampa vaticana. Guai se la Chiesa non vedesse proprio in queste ferite profonde del cuore che vengono dalla mancanza di Dio e della conoscenza del suo amore di Padre, l'origine di ogni sofferenza e dunque la prima missione che Dio le affida da compiere. Guai per questo se la Chiesa povera significasse solo una Chiesa senza beni materiali. Ma se vogliamo cogliere in pienezza il messaggio di Papa Francesco, dobbiamo declinarlo nella sua valenza antropologica. L'uomo per natura è figlio di Dio. Questa è la sua ricchezza. Non dimentichiamo che la vera povertà duole, aggiunge il Papa, che invita a conformarsi a Cristo che con la sua povertà ci libera e ci rende ricchi. Monsignor Gianpietro D'Altoso, segretario di Corunum. Ecco, la povertà da un punto di vista cristiano è un valore. Gesù per primo si è fatto povero. Significa che se non c'è questa forma di spogliazione di noi stessi, di abbassamento di noi stessi, di impoverimento di noi stessi, non possiamo neppure incontrare l'altro e non possiamo incontrare Dio. E solo attraverso questa scoperta della nostra povertà personale possiamo anche sentirci più forti e più incoraggiati nell'affrontare la miseria che ci circonda. Ed è per questa via che, grazie a Caritas Italiana, Anna Zumbo, suo marito Davide Dotta e i piccoli John e Tobia sono andati in missione nella devastazione di Haiti. Nell'isola sconvolta dal terremoto del 2010 hanno preferito lasciare gli abiti e le case degli stranieri per farsi haitiani, sperimentando così la fraternità e la condivisione. La cosa, secondo me, più importante della nostra esperienza è stata proprio questa, diciamo, la prova concreta, sì, che scegliendo di mettersi vicino ai più poveri si riesce a camminare veramente insieme con loro. Sicuramente la fatica è stata abbandonare i pregiudizi, per quanto ci si possa essere riusciti. È stato veramente un processo faticoso per arrivare a capirsi e anche poi a farsi accogliere, farsi riconoscere, farsi accettare. Alla fine non ci è mancato niente, nel senso che abbiamo guadagnato tantissimo in termini di relazione. Da questo anche il nostro lavoro è cambiato, perché in questo modo abbiamo creato relazioni più autentiche anche con i nostri partner, che prima venivano a trovarci a casa come entrare in una banca, invece poi venivano a trovarci a casa perché venivano a trovarci a casa, ed era proprio diverso.